La France et ses fromages, c'est une vraie histoire d'amour. C'est la dégustation des fromages à 7h du matin, tout de suite une explosion de saveurs dans la bouche. Rien qu'une image, et avouons-le, ce sont nos papilles qui fondent. L'arôme d'un fromage s'évalue par le nez. Ammazza che puzza de merda! A vedere, ma che hai cagato? Dai, sai che sto scrivendo il film, non mi distrarre! Comunque no, non ho cagato. Non di recente. Che vuol dire non di recente? Vuol dire che non ho cagato, Sve, Oh, comunque è vero, c'è la puzza. Via dal bagno. E dico, ci abbiamo a finestra al bagno, che è un miraggio a Parigi. Ma la vogliamo aprire? Che cavolo, Ma che apro, Sve, se ti ho detto che non ho cagato, Comunque è vero, non c'è puzza. Anzi, c'è un buon odore. Certo, perché ho comprato questo. Un deodorante ambientale. Senti. L'odore del bosco selvatico, le lontananze di Risbianco, quella sfumatura di gelsomino... Hai sentito la lampada di merda? Guarda via dall'ingresso, E si sente anche un po' di pioggia autunnale. Ma mi sembra in segugio, mi sembri. Sei chi? Comunque guarda via da qui, Magari è un topo morto, no? Topo morto? Ma puzza di merda un topo morto? Che ne so che puzza fa, magari è morto... Tutti gli escrementi, Gli escrementi? I topi cagano atomi? Questo prima di morire ha cagato una bomba atomica. Comunque te lo dico io, Sve, secondo me sono ste tubature schifose, Allora, rispetto a sta puzza, le tubature profumano le farfalla. Che puzza, ma Sve, ma sono le tue scarpe! No, questa non è puzza di merda. No, è profumo di farfalla, No, no, voglio dire, è puzza di merda, ma non nel senso proprio specifico, è puzza di merda generico, capito? Cioè, voglio dire, mazza, è puzza di merda, ma generico, voglio dire, puzza di merda. No, dicevo, mazza, se è puzza di merda, cioè proprio puzza di merda specifico. Cioè, interessante, Sve. Scrivici un saggio, va. No, comunque, Sve, da qua che viene la puzza, sono sicuro. Da qua dietro, non lo so, da dietro al frigo. Al frigo? No, il frigo, no. Federico! 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 Ma che c'hai, Sve? Che sei matta a lasciare formaggio francese libero così nel frigo? Ho bisogno di disinfettare tutto il frigo! Vabbè, dai, Sve, ci mettiamo un attimo, che ci vuole? Con sta cosetta vuoi disinfettare? Fuoco! Brucia! Vabbè, Sve, mo stai esagerando, però... Guarda, ti spiego semplicemente come tenere il formaggio francese in frigo. Allora, innanzitutto, prendi l'avanzo di formaggio che hai, lo avvolgi in uno strato di carta argentata. Possibilmente due strati è meglio. Una volta finito questo, lo avvolgi con della plastica per alimenti. Finito questo piccolo pacchetto, lo metti all'interno di un Tupperware. E il formaggio lo metti insieme a mezzo limone. Nel Tupperware. E lo chiudi. Prendi il Tupperware e lo infili in un secondo Tupperware più grande. All'interno del quale metterai un po' di cipolla tagliata a pezzettini piccoli, possibilmente cipolla marcia. Oh, Sve, ma mo stai esagerando però. Chiudi il secondo Tupperware e lo infili in un terzo Tupperware più grande. Questo terzo Tupperware lo chiudi dopo averci messo un'unghia di merda. Che schifo! Ma no, ma merda tua, mica merda. Un'unghia proprio, e non di più, perché sennò sa troppo di merda. Chiudi il terzo Tupperware e resta l'ultimo passaggio. Ora che hai il tuo bel Tupperware... Sve, stai esagerando. Ultimo passaggio.
E voilà! Senti, nessuna puzza. Senti, Sve, puzzerà pure, ma quanto è buono il formaggio francese. Buonissimo.